Non riesce alla Nocerina di conquistare il terzo successo consecutivo in campionato. Non ci riescono i Molossi perché la porta del Sant'Antonio Abate sembrava stregata e perché appare evidente che ai rossoneri manchi come il pane una punta capace di capitalizzare le occasioni da rete che vengono create. Se a tutto questo ci aggiungiamo anche la giornata storta di Alfonso Ferraioli, il pareggio raggiunto in extremis deve essere preso come un risultato più che positivo. Molto ha influito anche il fatto che i Molossi, oggi in maglia bianca, abbiano dovuto giocare senza l'apporto del proprio pubblico, motivi di ordine pubblico alla base della decisione presa dagli organi competenti. Mister Criscuolo per questo turno infrasettimanale sceglie, forse sbagliando, lo stesso 11 che ha vinto e bene a Solofra domenica contro l'Eclanese. La Nocerina parte subito forte, all'11esimo punizione di Della Femina e grande risposta del portiere Dauria. Il numero 1 ospite si ripete al 16esimo sul tiro ravvicinato del funambolico D'Ambrosio. È il 21esimo minuto, angolo di Della Femina, Arena di testa non riesce a inquadrare lo specchio. Mentre al 34esimo la sfortuna dice di no a Ferraioli che colpisce il palo su perfetto invito di Galdi. Alcuni tifosi della Nocerina seguono la gara dall'esterno dello stadio Wojtyła di Nocera Superiore o sui balconi delle abitazioni presenti nelle vicinanze dell'impianto sportivo. Per loro l'urlo del gol rimane bloccato in gola in questo primo tempo. Nella ripresa la Nocerina comincia ad andare in debito d'ossigeno, di benzina infatti ne rimane poca. Al quinto comunque Ferraioli si divora il gol del possibile vantaggio tirando addosso al portiere. Anche in eccellenza vige la regola non scritta del gol sbagliato, gol subito. È il 14esimo, punizione velenosa di Mascolo, deviazione in barriera e palla che si insacca nel 7. Sant'Antonio Abate, immeritatamente, avanti. La Nocerina reagisce ad orgoglio, senza una manovra ben definita, insomma gioca col cuore e la volontà. Albano spreca l'impossibile davanti a Dauria. Il tecnico dei Molossi Criscuolo si innervosisce a questo punto e viene perfino espulso. Il premio per gli sforzi profusi però arriva in pieno recupero. Santoriello, da poco entrato, si conquista un calcio d'angolo. Ferraioli la mette dentro e mentre i tifosi pregano, Massimiliano Ferrara, giovane nocerino classe 96, appena entrato anche lui in campo, di testa trova il pareggio. Il finale è dunque 1-1. La Nocerina rimane imbattuta e si prende, nonostante tutto, gli applausi del pubblico amico all'esterno dell'Alfaterno di Nocera Superiore. Stadio che ora saluta la Nocerina. Dalla prossima si tornerà al San Francesco. Sono contentissimo comunque della prestazione dei miei ragazzi, perché comunque avevamo delle persone che venivano dall'infortunio, chi ancora ha giocato con tutto l'infortunio che si è visto è dovuto uscire. E comunque mancava qualche pedina come Martone. Sì, Martone, mancava Battimelli che è uno dei perni principali del centrocampo, però comunque non ci possiamo lamentare. La risposta almeno al secondo tempo della mia squadra mi è sembrata di quelle migliori. Ecco, sono passate 3 giornate di campionato, ovviamente si può fare già una sorta di sunto di chi può essere tra le formazioni favorite di questo girone, visto che nelle prime due partite quelle che dovevano vincere si è detto hanno vinto. Sì, in effetti noi abbiamo già incontrato secondo me due realtà che avranno da dire in questo campionato, che sono la Marignanese e il Sant'Agnello. Sicuramente loro avranno da dire qualcosa in più. Io parlo per esperienza di quella che incontrate oggi. La Nocerina? Nocerina sicuramente avrà da dire la sua, era sottinteso questo. Infatti oggi sembrava di stare a scherzi a parte, perché una partita dominata, non siamo riusciti a passare in vantaggio, addirittura in svantaggio su un calcio di punizione deviato. Comunque noi sappiamo che la nostra squadra è una squadra giovane, deve crescere, però è importante che alla fine ha fatto una partita, fino alla fine c'è creduto un risultato positivo. Queste categorie si vede che giocare ogni 3 giorni comunque alcuni elementi l'hanno subita, la fatica di domenica. Penso ad Alfonso Ferraioli che su alcuni palloni non è stato fresco come in altre occasioni. Sì, infatti diciamo che Alfonso oggi sotto rete ha fatto qualche errore, però noi dobbiamo sempre vedere il bicchiere mezzo vuoto, perché alla fine noi siamo partiti in ritardo, oggi era la terza partita di campionato contro il Sant'Antonio Abate, che è una squadra attrezzata per vincere il campionato, e noi oggi non abbiamo demeritato, anzi sembrava noi che eravamo una corazzata per vincere il campionato.